Dicevo che è un po' particolare, quando non sono in grado di gestire l'immigrazione irregolare è sempre colpa di chi c'era prima. Sta di fatto che da settembre, i dati degli arrivi di irregolari sono aumentati, anzi raddoppiati rispetto a paragonati allo stesso mese dell'anno precedente. E non è che. Profughi di guerra c'è la con guerra in irregolari. Libia, No, ricorda sono la mi Sciurba, vi faccia prego di parlare, sono degli parlare. immigrati Gli irregolari irregolari, in Italia sono sono degli aumentati perché immigrati avete levato i entrati. permessi umanitari. Qui stiamo parlando di un'altra Sono cosa. profughi di Sono guerra. de. Ma Io vorrei che mi facesse una sventata in scusate, Libia, lei. visto che voi siete quelli democratici pacifisti ed Prego. altro, prevede anche che ci sia un confronto democratico Sì, sono dove chi non la d'accordo. pensa Può come voi parlare, ha legittimità Federica. di parola. Non so se è chiaro, perché l'arroganza che Ah, avete l'arroganza è non è Federica, parli ascoltata. lei, tranquillo. Grazie. Sono Prego. degli immigrati irregolari che entrano irregolarmente, illegalmente nel nostro paese e poi dal ragionamento che ho sentito prima folle, è quello che, visto che stanno arrivando non libici, cioè chiunque da qualsiasi parte del mondo arrivi in Libia, automaticamente è un profugo di guerra e lo dobbiamo prendere da noi. Ma vi sembra normale? È così, Cioè non è che posso stiamo parlando di spiegarglielo in libici, termini di stiamo diritto? parlando di persone che vengono da altre parti, vengono in Libia e Però. automaticamente vengono da noi perché sono profughi di guerra. Oltretutto, cosa è cambiato con questo governo? Che le ONG, che avete sentito la posizione ideologica che hanno, proprio dal discorso che ha fatto la vostra ospite, ideologica, politicamente ideologica, purtroppo questo governo le sta incominciando a riaprire le porte per fare operare a chi. Dopo può avere un'opinione che io contrasto, come sentite, ma ripeto, non penso che non abbia legittimità d'esistenza, un'opinione che io contrasto non abbia legittimità, però ricordo sommessamente che ci sono dei governi sovrani e dei parlamenti sovrani che fanno la politica sull'immigrazione e la decidono, e non delle associazioni private, ONG, che prendono fondi privati da altre parti del mondo e decidono chi deve entrare o non deve entrare in un paese. È Posso inaccettabile anche questo dal punto di vista rispondere? democratico, perché non è che loro che si sentono i buoni sono dispensatori di verità assolute e Posso quello che dicono rispondere? loro è giusto e quello che fanno gli altri è sbagliato. Esiste un processo democratico che viene votato in un Parlamento sovrano eletto dai cittadini, da un governo che ha la fiducia di un Parlamento sovrano, al tempo c'era Ministro dell'Interno, Salvini e quelle politiche erano legittime, che non è che possono essere disattese da chi si crede portatore di verità Allora, assolute e fermiamoci un portatore di momento. giustizia, Vuole giustizia a parlare la prescindere. Sciurba, deve parlare.